in diretta. Entrate in diretta. Riesci a vedere lo schermo? Yes. Bene. Vedete lo schermo? Troglodytes. Entrate in diretta. Sì. Entrate in diretta. Riesci a vedere lo schermo? Yes. Bene. Volume, in cuffie. Ottimo, adesso vediamo chi si collegherà. Vediamo. Le chiavi. Perché hai fatto apposta per non faticare troppo la vista. Buonasera, buonasera. Buonasera. Sono i primi ospiti della nostra live. Stasera è una live un po' particolare con diversi ospiti, appunto anche qua in diretta. Abbiamo Luciano, che tra poco conosceremo insieme, che si occupa di sviluppo di videogiochi e molto altro, immagino che ci spiegherà di cosa esattamente. E a fianco a me abbiamo Samuele, che adesso entrerà nella webcam da questa parte, scivolando sulla sedia. Samuele che mi ha dato una mano nella parte di sviluppo del sito web, che si occupa anche lui di sviluppo di videogiochi. Insieme stiamo realizzando un videogioco per un mio cliente, un gioco per la formazione 2D, niente di così complesso come quello che si può fare con Unreal. Adesso vediamo un po' quante persone si collegheranno a qui. No? Ah sì, qua abbiamo ben 14 spettatori al momento. Allora chiederei agli spettatori di darci un bel ciao, un bel saluto in chat, dirci magari da dove ci stanno seguendo, così non creiamo un po' di interazione. E adesso tra 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto, 5 minuti, adesso vediamo un po' in base a come si anima la chat. Partiamo con questa live in cui vedremo insieme il nuovo corso di Italian Digital Academy improntato su Unreal Engine 4. Allora, vediamo, ci sono un po' di ciao in chat. Ehi là, ciao Anton Giulio, ciao a tutti. Sto seguendo da Rimini, yes, hola, oh, bello, vedo che le persone si animano, vuol dire che il just in time, Maurizio è arrivato, sì, probabilmente c'è anche qualche secondo di delay tra quello che dico io e quello che voi sentite, per cui se mi date i feedback io capisco anche che le cose stanno andando in maniera fluida, ok? Vedo persone che sono già state alle nostre live. Se c'è qualcuno di nuovo, gli chiedo di darmi un bel hashtag new in chat per farmi capire che siete nuovi. Quindi posso fare un saluto speciale e darvi il benvenuto in questa, non lo so che numero sia, ma siamo già oltre la decina di live che abbiamo organizzato qua su Italian Digital Academy per appunto costruire e sviluppare. Il corso sarà in C++. Subito le domande sono secche e potenti. Abbiamo un new, hashtag new. Il corso sarà in C++. Non penso che arriveremo fino a quel punto, ma poi esattamente Luciano ci dirà quali sono gli argomenti. Quindi, ciao Iskandar, ciao, bentornato. Quindi, Luciano stasera ci spiegherà bene di che cosa si tratta. Aspettiamo ancora 2 minuti che arrivino gli ultimi ritardatari. Intanto, se avete qualcuno, qualche amico che può essere interessato, okay,
a questo tipo di argomenti, quindi pittura digitale, scultura digitale, creazione di asset, personaggi, ambientazioni per videogiochi, ok? Daniele Stiglitz, ci sei in chat? Vedo che avevi bisogno di più preavviso probabilmente. Allora, se hai più bisogno di più preavviso, ti puoi iscrivere su la mailing list di Italian Digital Academy andando sul sito italiandigitalacademy.com. Ok? Ciao Andrea. Anton Giulio, non barare, ormai tu sei un veterano, per cui il tuo hashtag new non mi è new. Per cui appunto vedo che siccome qualcuno si lamenta del poco preavviso, potete andare sul sito italiandigitalacademy.com, iscrivervi alla newsletter in modo che poi successivamente riceviate la notifica di quando sta incominciando la prossima live, insomma potete collegarvi con più comodità. Il webinar resta online una volta terminato. Allora, il webinar resta online una volta terminato per qualche ora, dopodiché io lo molto meschinamente oscurerò, perché questo poi va a creare un pacchetto, diciamo, di insieme a tutte le altre live, va a creare un pacchetto riservato per chi appunto si iscrive al corso Italian Digital Academy. Per cui sì, se avete bisogno di rivedere qualche pezzetto o appunto vi siete persi l'inizio, volete recuperare un pezzo, potete farlo più tardi, però nel giro di un giorno il video viene diciamo tirato giù e inserito all'interno della cassaforte Italian Digital Academy, che è poi una cosa di cui vi parlerò nelle prossime chat, nelle prossime live. Allora, abbiamo Anton Giulio, abbiamo Samuele, che anche lui ci spara un razzo. Ecco, appunto, una cosa importante, va bene? Se vi piace questo contenuto, se pensate che possa essere utile a qualcuno, non dovete fare altro che copiare il link, ok? Che sto anche per incollare in chat. Potete prendere questo link che vi sto collando in chat, oppure potete anche usare questo, che è il link abbreviato. Bene. Uno di questi due link va benissimo, potete copiare e incollarlo sul vostro profilo di Facebook, potete condividerlo via messaggio, potete fare quello che volete. Più persone ci sono, ovviamente, più queste live diventano interessanti e è uno stimolo anche per continuare a farle nel futuro e renderle qualcosa sempre più completo e insomma più interattivo, in cui voi ci date i vostri feedback, voi ci dite che cosa vi piacerebbe imparare e noi creiamo dei contenuti che siano su misura per quello che la community di artisti digitali in Italia sta cercando, e quindi possiamo creare dei corsi che siano su misura per voi. Datemi quindi un bel hashtag ready, ok? Datemi un bel hashtag ready se siete pronti per partire. Ormai sono le 18:36, per cui diciamo che siamo pronti, ok? Allora io aspetto soprattutto dal mio gruppo di tartarughe ninja, che già hanno fatto il corso di anatomia. Ecco qua, arrivano i primi hashtag ready, vedo che siete sul pezzo, come si direbbe in ambito business. Siete sul pezzo, vedo un sacco di hashtag ready che arrivano. Chi ancora non ha scritto hashtag ready, non faccia il timido, perché più ci sblocchiamo anche dal punto di vista dell'interazione, più impariamo. È dimostrato scientificamente che una lezione interattiva è molto più efficace di una lezione passiva. Infatti voi vi domanderete forse perché quando si andava a scuola ci si annoiava così tanto, era anche perché era una lezione monodirezionale. Invece se iniziamo a scambiarci delle informazioni, la cosa diventa più interessante, più divertente, più ingaggiante e più stimolante, quindi anche rimane più impressa nella memoria e le informazioni vengono ricordate più facilmente. Ok? Ciao a tutti, Luca, ben arrivato, vedo che siamo tutti ready e quindi io direi che passo la parola a Luciano,
ok? Che ci sta condividendo il suo schermo, perché non può mostrare la stanza in cui si trova perché è piena di oggetti e hardware segreto, coperto dal segreto di Stato, quindi purtroppo non ci può mostrare la stanza in cui si trova, ma diamo tutti un bel hashtag benvenuto Luciano, perché sto per passargli la palla e ci farà vedere sul suo schermo, insomma, di che cosa si occupa, di che cosa tratta il corso. Se avete domande, fatele assolutamente nei commenti, perché adesso siamo in due, quindi c'è il vantaggio che io posso tenere d'occhio la chat dei commenti e raccogliere. Oh, vedo che c'è una grande educazione, Raffaele GMM Mates, altrimenti noto come Mirko, giusto? Adesso inizio a perdere le connessioni tra... Poi c'è Manuel che dà il benvenuto a Luciano, già lo conosco, ma benvenuto Luciano. Beh, comunque bisogna dare il benvenuto anche se già lo conosciamo. Allora, quello che sto dicendo, scrivete assolutamente tutte le vostre domande nella chat, perché mentre Luciano parla io mi occuperà di leggere le domande e di appuntarle, così nel momento in cui faremo poi la sessione di Q&A, insomma io avrò raccolto tutte le domande, quindi super interattivi in chat, mi raccomando scrivete, non vergognatevi, vedo che il numero degli spettatori sale, questa è una cosa ottima, ok? Per cui ancora una volta datemi un bel hashtag benvenuto Luciano, facciamo sentire il nostro calore per questo ospite, nuovo ospite delle nostre live, e io gli passo la palla, Luciano ci fa vedere sul suo schermo un po' di che cosa si tratta il corso di Unreal Engine. Ok, ciao a tutti, grazie Andrea. Mi scuso di nuovo per il fatto che non abbiamo un feed video dalla webcam, però come diceva Andrea, purtroppo abbiamo qui in ufficio un po' di hardware per cui abbiamo firmato degli NDA e non possiamo mostrarlo in video, altrimenti vengono i Men in Black qui in ufficio da noi. Dunque, quello che vedete sullo schermo è il sito web del nostro team che si chiama Troglobytes. In questo momento siamo qui in studio con Luca, Nicola e Giuseppe. Gli altri membri del team sono stati fatti fuori oppure sono elementi esterni che orbitano attorno al team, diciamo. Quindi per il momento c'è soltanto il core team, che è formato appunto da me, Luciano, da Luca, da Nicola e da Giuseppe. Di cosa ci occupiamo? Noi sostanzialmente siamo un team di sviluppo videogame indipendente. Cosa significa un team indipendente? Un team che non ha alle spalle un publisher e che quindi non ha fondi sostanzialmente e investe il proprio lavoro per creare in questo caso un videogame, quindi parliamo di videogame indipendenti. Il videogame su cui stiamo lavorando si chiama Tenebre, e posso mostrarvi il relativo sito web che vi invito a visitare, oltre ovviamente ad invitarvi a fare un giro sui vari social del nostro gioco, quindi Facebook e Twitter, per vedere un po' di che si tratta. Sostanzialmente, e mi rivolgo ai videogiocatori, perché magari non tutti quelli che ci stanno seguendo sono appassionati di videogame, il nostro gioco è un cosiddetto Metroidvania, cioè un videogame che prende spunto da due capisaldi di un genere ben preciso, che sono Super Metroid e Castlevania. Possiamo definirlo un mix tra appunto questo genere e un action RPG. Non voglio dilungarmi troppo nel parlare del nostro gioco, quindi vi invito appunto a vedere il sito web e tutte le relative pagine social, ma farò di più, vi mostrerò direttamente dall'interno di Unreal Engine qualche scena del gioco, qualche personaggio, eccetera, eccetera. Vedo una domanda di Maurizio. Se è la nostra occupazione principale. Allora, da team di sviluppo indipendente non è purtroppo attualmente la nostra
occupazione principale, o almeno quantomeno l'unica, nel senso che alterniamo dei periodi in cui facciamo outsourcing grafico, non solo grafico, anche di sviluppo per conto terzi, quindi sostanzialmente ci sono dei clienti che ci commissionano dei lavori che noi realizziamo. Il nostro scopo è quello di arrivare a occuparci solo ed esclusivamente dello sviluppo di titoli nostri. E quindi sì, sostanzialmente facciamo lavori anche per altri, però speriamo in futuro di dover, se non eliminare questa attività di outsourcing, quantomeno di ridurla per poterci concentrare al 100% sul nostro gioco e su eventuali altre cose che faremo in futuro. Quindi questa qui è diciamo, è il nostro gioco all'interno di Unreal Engine, quindi lo vedete in finestra ridotto. Non so se il feed video è abbastanza in tempo reale oppure no, spero di sì. Quella che stiamo mostrando è una demo in anteprima assoluta, diciamo, non l'ha ancora vista nessuno, o quantomeno nessun giocatore, l'abbiamo mostrata soltanto a determinati soggetti interessati, tipo publisher, giornalisti, eccetera, eccetera. Quindi, come potete notare, sostanzialmente la visuale è abbastanza lontana, non è un third person classico come quelli che ci sono, insomma, adesso, tipo Skyrim o The Witcher, eccetera, eccetera. La camera è fissa e ricorda un po' volutamente la camera dei giochi arcade vecchio stile, quindi parliamo per lo più di Golden Axe, titoli del genere. E segue lateralmente, quindi scrolla seguendo lateralmente il personaggio, e può muoversi invece liberamente, a differenza, diciamo, magari di altri titoli cosiddetti 2.5D. Il personaggio si può muovere liberamente anche in profondità. L'intelligenza artificiale, vi avviso subito, non è molto intelligente al momento, ma non fa altro che seguire il personaggio e cercare di farlo fuori, quindi è uno degli aspetti su cui stiamo lavorando maggiormente, è proprio appunto il combattimento, le meccaniche di combattimento e l'intelligenza artificiale, oltre ovviamente a migliorare tutta una serie di cosette. Intanto appare qualche scritta di debug, perché appunto è una demo, capita. Qua rischio che mi facciano fuori, anche se sono abbastanza stupidi, però. Comunque, credo che vi siate fatti più o meno un'idea del tipo di gioco su cui stiamo lavorando. Non voglio mostrarvi troppo, perché forse, probabilmente, non ve lo do per certo, però vorremmo rilasciare una demo pubblica in futuro, non appena sarà, diciamo, qualitativamente all'altezza per essere rilasciata pubblicamente, e quindi non vogliamo svelarvi un po' quello che succede, però vogliamo farvi vedere, insomma, qualcosina dall'interno di Unreal Engine stesso. Quindi possiamo mostrare ad esempio qualche ambiente, anzi lascio magari la parola al mio collega Luca.
che vi illustra, perché questa è opera sua, vi illustrerà un po' gli ambienti che sono presenti nella demo e quindi che magari a breve avrete possibilità di esplorare voi stessi nella demo. Eccomi qua, ciao a tutti, io sono Luca Eberhardt e passerò a mostrarvi qualcosina riguardante gli ambienti del gioco. Abbiamo strutturato praticamente il gioco in maniera da avere delle stanze generate in maniera procedurale con un generatore, quindi da ogni partita, ogni ambiente viene rigenerato con dei profili giocatori in maniera diversa. Adesso qua si vede un po' poco perché... Vedete, il gioco viene generato usando delle stanze che vengono prefabbricate, vengono costruite a mano, diciamo, e poi vengono collegate con dei nodi tramite il generatore, cosa delle uscite e delle entrate. Più o meno il concetto di costruzione è simile, diciamo, ai giochi 2D con un concetto di tile. E poi... vediamo qualche altro, vediamo un po' di moduli tutti insieme. Un attimo, questo è un esempio di qualche modulo messo assieme. Abbiamo messo insieme per fare qualche prova di test di come poteva rendere il gioco, diciamo, montato una volta che il generatore avesse fatto il suo lavoro. Vedo un po' di... guarda, forse uno degli aspetti più complicati, a parte riuscire a girare il gioco su Xbox in termini di poligoni e quant'altro, che è la cosa più banale, certamente la gente pensa, e anche la questione di riuscire ad avere un numero di luci dinamiche non troppo elevato che potesse permettere al gioco di girare anche su console e avere un aspetto, diciamo, estetico gradevole. Vediamo se... c'è qualche... un attimo, stavo leggendo le domande. Sì, poi c'è le domande, magari ce le pone Andrea, le sta segnando lui, quindi... ah, ok. Per il momento siamo giù su... allora, un bel posto dove si muore se si cade. Abbiamo il nostro bel barbaro in una giornata di sole. Qualche minuto, sì, adesso vediamo qualche... no, questo invece è pronto lì, sempre, va a fare il bagno qui al sole, sempre lui. Vogliamo vedere quindi un pochino più cattivi, diciamo. No, andare in Eccolo qua.
si sente super, quindi sono poi vengono generati dai vari pezzi. Ecco qua. Abbiamo anche cominciato a mettere un po' di Fresnel anche sui personaggi, in modo che uscissero un po' meglio dallo sfondo, se no restano un pochino indietro, un po' confusi con tutto il resto. I nemici vengono generati da varie combinazioni di armature, corpi, eccetera, eccetera. Poi stiamo anche elaborando anche un sistema di smembramento abbastanza simpatico, soddisfacente per chi farà il proprio combattimento all'interno del gioco. Adesso ripasso la parola a Luciano, poi se ci sono magari domande specifiche riguardo a grafico ambienti, torno a intervenire. Intanto ciao a tutti e grazie. Sì, sicuramente ho notato qualche domandina più tecnica, risponderemo quando Andrea ci girerà le domande. Quindi, niente, sostanzialmente vi abbiamo mostrato un po' il gioco che gira, qualche ambiente e qualche personaggio che abbiamo realizzato. Adesso, non so Andrea, passerei alle domande magari accumulate finora prima di parlare magari più in generale di Unreal Engine eventualmente del corso. Sì, sì, allora io mi sono segnato un po' le domande che sono venute fuori. Allora, è la vostra occupazione principale, la lavorativa in tenda? Abbiamo già risposto, Luciano prima ci ha dato la risposta. Quindi l'altra domanda che è venuta fuori è: come si interfaccia la Unreal Engine con i programmi di modellazione come Maya, per esempio? Ok, allora sostanzialmente il formato che viene usato ormai praticamente da un po' tutti i programmi e quindi adottato anche da Unreal Engine è l'FBX, formato creato da Autodesk, e quindi è quello che si utilizza per esportare dai vari programmi tipo Maya, 3D Studio Max, eccetera, eccetera, per esportare quindi le mesh statiche, quindi quelle che comporranno poi l'ambiente, oppure le mesh, le skeletal mesh, che sono quelle che poi vanno utilizzate per i personaggi. Ci sono anche altri formati che vengono supportati da Unreal Engine, in particolare c'è anche l'OBJ, altro formato abbastanza diffuso, però questo formato non supporta ad esempio animazioni scheletali e quindi non viene utilizzato per i personaggi, ma per lo più per mesh statiche e cose del genere. Altri modi in cui Unreal Engine si interfaccia con i programmi di grafica, ad esempio c'è proprio tutta una suite di tool per il rigging e l'animazione dei personaggi, sviluppata sempre da Epic, che è la casa produttrice di Unreal Engine, e che funziona come un plugin per Maya, quindi non fa niente di estremamente particolare che Maya già insomma non possa fare, però facilita, agevola il lavoro e automatizza il lavoro per quanto riguarda i personaggi e l'esportazione appunto dei personaggi da Maya ad Unreal Engine. Attualmente non ci sono altre versioni di questo plugin per programmi che non siano Maya, insomma, per scelta della Epic al momento. Sì, abbiamo concluso, passiamo alla prossima domanda, che è: c'è una parte del controllo di generazione delle mappe esposta anche nei blueprint o è completamente in C++? Allora, la parte di generazione randomica dei livelli, quindi sostanzialmente dei dungeon, è tutta gestita da C++, non c'è alcuna chiamata, alcun componente che venga utilizzato via blueprint. Per chi diciamo si avvicina per la prima volta ad Unreal Engine e non sa cosa siano i blueprint, è il sistema di visual scripting di Unreal Engine. Sostanzialmente si programma attraverso dei nodi, quindi magari chi conosce già programmi come Maya e 3D Studio Max è abituato al concetto di nodo, cioè sono degli editor grafici dove combinando dei nodi, che sono dei centri diciamo che contengono informazioni attraverso dei wire, quindi dei cavi sostanzialmente, dei fili,
collegando i nodi l'uno all'altro si può creare, diciamo, una logica da semplice a complessa a seconda delle necessità. Quindi per tornare alla domanda, tutta la parte di generazione è gestita da C++, da codice C++, anche perché almeno fino a un po' di tempo fa si diceva che i blueprint fossero fino a 10 volte più lenti di codice C++ puro, cosa che ultimamente sta venendo sempre meno, in quanto hanno alla Epic hanno aggiunto una serie di funzionalità per, tra virgolette, nativizzare i blueprint, e cioè farli sostanza renderli abbastanza efficienti come fosse codice nativo C++. Però quando abbiamo operato questa scelta di utilizzare il codice C++ per la generazione, c'era ancora questo divario di prestazioni tra codice nativo C++ e blueprint, e quindi abbiamo deciso di utilizzare C++. Ok, Luciano, ti interrompo un attimo, perché visto che stiamo parlando di blueprint e quant'altro, io farei un veloce excursus, ti chiederei di fare un veloce excursus su quelli che sono i temi che vengono trattati poi nel corso. Certo. Unreal Engine, che io adesso vi ho linkato in chat, e prenderò solo un attimo il controllo dello schermo per farvi vedere appunto come si presenta la pagina del corso, in modo che nel momento in cui decidiate di intraprendere questa avventura, diciamo, di creare il vostro primo videogioco, perché è una cosa che potete iniziare a fare praticamente da domani o da oggi stesso, se acquistate il corso, lo potete fare appunto perché Unreal Engine 4 è un software che si può scaricare gratuitamente, va bene? Quindi adesso vi condivido lo schermo. E quindi potete iniziare subito a studiare questo motore di gioco, che veramente vi permette di fare delle cose fenomenali con una conoscenza della programmazione che praticamente è pari a zero, perché ci sono i blueprint, ci sono i nodi, che sono un modo visuale di gestire le cose, quindi potete iniziare veramente a masticare qualcosa senza bisogno di chissà quali capacità di programmazione e quant'altro. Noi qui stiamo vedendo nei vari corsi, abbiamo visto l'anatomia, abbiamo visto come utilizzare ZBrush, ora andiamo a vedere come utilizzare Unreal Engine. Vedete che stiamo proprio creando un puzzle completo, no, di tutti gli elementi che poi servono per iniziare a produrre i nostri primi videogiochi. E dobbiamo anche porre un po' l'attenzione sul fatto che questo tipo di competenze non servono solo nel caso in cui uno voglia creare dei videogiochi, anzi, con questo tipo di software si possono realizzare tutta una serie di prodotti digitali che sono legati, per esempio, alla realtà virtuale, alla presentazione di un prodotto, che sia di architettura, che sia un'autovettura, che sia appunto un oggetto di design, che sia un libro, perché no, può essere un'animazione legata anche a un prodotto che tradizionalmente non associamo a questo tipo di tecnologia, ma essendo una cosa che si sta sviluppando molto, la realtà virtuale sta prendendo piede, la realtà aumentata, e sappiamo tutti dell'esempio di Pokémon Go e quant'altro, sta prendendo piede, per cui essere capaci di sviluppare dei prodotti che utilizzino la tecnologia della modellazione 3D, della grafica tridimensionale, e la rendano interattiva, è secondo me una chiave assolutamente di successo per il futuro professionale di chi vuole entrare in questo mondo. Anche la visualizzazione di architettura è assolutamente fenomenale, se pensate tra un rendering statico dove dobbiamo realizzare, non so, 3 immagini, oppure proporre al nostro cliente un rendering dinamico dove creiamo un'ambientazione completa, dove lui può proporre, dove l'architetto di turno, il designer di turno può proporre ai suoi clienti o ai suoi investitori, finanziatori, un progetto dove si vede l'oggetto, si vede il manufatto, si vede l'edificio a 360 gradi, e perché no, appunto, utilizzando, integrandosi con le tecnologie di realtà virtuale, lo puoi proprio vedere attraverso questo tipo di filtro così di impatto, no? Quindi quello che sono i contenuti del corso, ce li spiega adesso bene Luciano, ok?
Io ho iniziato a strutturarlo, come potete vedere è costituito da 5 capitoli più degli esercizi che vi permetteranno appunto di iniziare a familiarizzare con il programma. Ogni capitolo, il primo va dalla mezz'ora fino anche all'ora e mezza, due ore di lezione, quindi un corso che in totale sarà sulle 7-8 ore, adesso non le ho contate esattamente, però questa è un'informazione che troverete appena avrò finito di caricare le informazioni qua delle varie lezioni, dove inserisco la durata, e una volta che avrò inserito la durata avremo anche il totale. Questa qui è una cosa che stiamo facendo super velocemente, una cosa che stiamo creando, come sapete, mentre ve ne parlo. In sostanza, comunque, il corso è già completo, è già strutturato. Io ora vi faccio vedere, per esempio, un intro, farvi vedere per dire come è strutturato il corso. Ok, fatemi solo un istante che la apro. Ah, tra l'altro, altra bellissima news, e qui voglio sentire una pioggia di hashtag di complimenti. Abbiamo una nuova introduzione brandizzata, ok? Italia Digital Academy. Quindi preparatevi, perché sarà un'esperienza visiva sensazionale, ok? Qui abbiamo quindi l'intro brandizzata Italia Digital Academy, nuovissima, e qui, come vedete, ci sono le varie vari cartelli, diciamo, del sito, del corso, diviso in capitoli e paragrafi, che poi vi permettono di raccogliere tutte le informazioni del caso. Ok? Qua io, se scorro avanti, vedete che c'è sia la presentazione di come scaricare il software, quali sono i requisiti di sistema, come registrarsi, come accedere ai blueprint, creare il vostro primo progetto, tutta questa parte, tutta la prima lezione. Ovviamente le lezioni sono molteplici, abbiamo detto che sono 5 capitoli, adesso Luciano gli passo la parola e ci spiega bene di che cosa si tratta ogni capitolo, per cui se... hashtag Tamar, sia sì, Ananetta proprio direi, Iskander, e io quindi passo adesso la parola a Luciano, continuo a raccogliere le vostre domande. Come vedete, abbiamo sempre scelto un prezzo promozionale, chi ha fatto il corso di anatomia lo sa quanto promozionali siano questi prezzi, perché rispetto alla qualità del contenuto non c'è assolutamente paragone, ok? Quindi chi è interessato può andare sul sito italiandigitalacademy.com, io vi incollo qua di nuovo il link, lo copio da qua sopra, ok? Quindi da qui lo trasferisco nella chat, ok? Quindi potete andare lì, potete acquistare questo corso, PayPal, pagamento sicuro, garanzia 30 giorni soddisfatti e rimborsati, per cui potete anche acquistarlo, darci un occhio, se poi vedete che non è una cosa per voi, avrete un refund. Ovviamente dovete essere onesti in questo, seguire il corso, vedere che effettivamente la qualità è o non è quella che avete sperato. E niente, detto questo, io ripasso la parola, okay, a Luciano, fatemi trovare la finestra di Hangout, ok? Quindi passo la parola a Luciano che ci continua la sua presentazione. 49 euro per l'intero corso, quindi tutti i video, assolutamente sì, tutti e quattro, tutti e cinque i capitoli più gli esercizi, ok? Sono appunto 8-9 ore di corso, adesso non le ho contate esattamente, però il primo è di 20-30 minuti, il secondo è di un'ora e mezza, il terzo di 2 ore e mezza, il quarto, se avete notato, l'ho dovuto spezzare perché veniva in totale quasi 3 ore di video, quindi l'ho spezzato, e così via. Quindi assolutamente io l'ho seguito nel mentre che lo montavo, creavo i cartelli di separazione. Un corso che devo dire, Luciano, gli devo fare i complimenti, perché grazie, ha veramente fatto un ottimo lavoro nello spiegare in maniera semplice e molto chiara, con parole diciamo dritte al punto, è riuscito a rendere quello che è il senso dei vari argomenti. Per cui è una cosa, se uno si iscrive e paga, poi
Può già vedere i corsi, sì, può vedere i video immediatamente. Appena ti iscrivi e sblocchi l'accesso alle varie lezioni, poi se hai qualunque domanda, qualunque dubbio, puoi scrivere via mail su info@italiandigitalacademy.com. Diciamo, non c'è nessun rischio veramente nell'acquistare questo corso, perché io sono qua, mi conoscete, avete visto la mia faccia, potete scrivermi su Facebook, potete scrivermi sulla mail, e quindi veramente non c'è assolutamente nessun rischio. 49 euro per l'intero corso, un prezzo promozionale che facciamo adesso in fase di lancio, poi se aspettate, chi lo sa che cosa succederà, magari costerà il doppio, magari lo toglieremo da online. C'è un filtro audio per eliminare il... Questo è Franchino. No, anzi, riflessione pugliese è stato uno dei requisiti richiesti per la realizzazione di questo corso, no? Non c'era alternativa. Caccia l'indirizzo di casa. Anche quello, se siete bravi a cercare, lo potete trovare. Comunque io, il mio studio è qua a Milano, per cui se volete venirmi a trovare basta che mi scrivete e sarò felice di invitarvi. Allora, facciamo così, io ripasso la linea a Luciano. Voi andate sul sito Italian Digital Academy, acquistate il corso, mi raccomando, entrate in questa community, perché di cose ne faremo veramente di fenomenali, per cui se siete tra i primi sicuramente avrete il vantaggio competitivo di fare parte di questo gruppo come, diciamo, first adopter, no? Che è un termine che si usa molto, ma il bello è quello proprio, il bello è essere un gruppo di persone che porta avanti un discorso. Chi poi segue è sempre considerato un follower. Invece noi vogliamo essere degli innovatori, all'avanguardia. Quindi ripasso la palla a Luciano, che Luciano magari ci spiega quali sono gli argomenti dei vari moduli delle lezioni, così intanto le persone prendono la loro decisione e si collegano al sito Italian Digital Academy. Vai Luciano. Grazie Andrea. Allora, il corso è un corso base. Che cosa si intende per corso base? È un corso ideato per chi Unreal Engine non l'ha mai visto, non l'ha mai neanche aperto. E non perché l'ho fatto io, però lasciatemi dire che è il corso che avrei voluto avere quando ho cominciato, perché di informazioni se ne trovano tante. Se non si hanno problemi con l'inglese, soprattutto ci sono video, c'è la documentazione ufficiale che è ben fatta, anche se viene aggiornata spesso, quindi bisogna seguire un po' la questione. Però manca, o almeno mancava dal mio punto di vista, modesto punto di vista, mancava un corso che riunisse tutta una serie di informazioni basilari da cui poter partire per poi muoversi verso argomenti più complessi, perché comunque c'è da dire che Unreal Engine è non è solo un programma, è proprio una piattaforma di sviluppo, e quindi come se fosse diviso internamente in vari sottomoduli, sottoprogrammi, ciascuno con i suoi strumenti, le sue funzionalità, i suoi problemi, eccetera, eccetera. Quindi questo qui è un corso base che è rivolto a chi Unreal Engine non l'ha mai neanche aperto. Non troverete informazioni su come si fa un videogame, questo lo rimandiamo, diciamo, ad altri corsi. Questo corso si pone come una base per poter partire e capire qual è l'architettura di Unreal Engine, quali sono le sue entità fondamentali, quali sono gli strumenti in gioco, eccetera, eccetera. È diviso in 5 capitoli principali più un paio di lezioni finali che potremmo definire degli esercizi, dove si cerca di mettere in pratica quello che si è appreso durante il corso. Il consiglio, ovviamente, che non verrà ascoltato, immagino, è quello di seguire le lezioni nell'ordine in cui vengono presentate, però io sono il primo che di solito non segue questo consiglio e va a leggere subito l'ultima pagina dei libri, anche dei manuali, e quindi vi consiglio di seguirlo in ordine, però insomma potrete tornare quando volete sulla lezione che vi interessa o che avete bisogno
di approfondire. Il primo capitolo funge da introduzione, quindi parla di tutte le cose più noiose possibili, come si scarica il programma, come si installa, e alla fine quali sono i requisiti di sistema, e alla fine fa una panoramica dell'interfaccia utente, quantomeno quella dell'editor principale, del level editor, perché come dicevamo ci sono anche altri sottomoduli che meritano proprio un discorso a parte e che non vengono, non sono contemplati in questo primo corso. Il secondo capitolo parla della gestione progetti, perché anche lì Unreal si distingue un po' da altre piattaforme di sviluppo tipo Unity e simili, e bisogna un po' capire come è strutturata, cioè qual è la struttura di un progetto, quali sono i file che vengono coinvolti nella creazione e nella gestione di un progetto e così via. In questo capitolo ci sono un paio di PDF associati alle lezioni video, dei piccoli PDF che parlano uno della terminologia, cioè quali sono i termini, le parole che vengono utilizzate all'interno di Unreal per definire tutta una serie di entità e di concetti, e soprattutto un altro che vi tornerà molto utile riguardo la nomenclatura degli asset, perché anche quella è molto importante. Quando si lavora su progetti complessi che iniziano a crescere e quindi presentano tutta una serie innumerevole di asset, texture, modelli 3D, animazioni, eccetera, eccetera, è importante, anzi direi fondamentale, comunque avere delle regole da seguire, soprattutto se si lavora anche con altra gente sullo stesso progetto, ma questo lo vedrete guardando il corso. Nel capitolo 3 viene introdotto il gameplay framework, quindi potremmo definire il cuore di Unreal Engine, e si parlerà di actor, di oggetti, di component, tutti i termini che imparerete a conoscere durante il corso e che non abbandonerete mai, perché sono proprio l'essenza di Unreal Engine. Quindi anche termini come pawn, controller, eccetera, eccetera. Nel capitolo 4 finalmente c'è un po' d'azione, si comincia a parlare dei blueprint, si introduce il sistema blueprint, quindi di scripting visuale di cui accennavamo prima, si introduce il blueprint editor, cosa sono i nodi, cosa sono qualche accenno, perché non è un corso di programmazione, questo chiariamolo, un accenno alle variabili, alle funzioni, alle macro, eccetera, eccetera, tutti i concetti che fanno parte del lavoro in Unreal Engine con i blueprint. L'ultimo capitolo, che contiene anche gli esercizi che accennavamo poco fa, è un capitolo dedicato al lavoro con i blueprint, cioè come si utilizza tutta la roba di cui si è parlato precedentemente, e si trattano argomenti fondamentali come i metodi di comunicazione tra blueprint, quindi come ad esempio recuperare dati mentre il gioco è attivo dalla scena, eccetera eccetera, la comunicazione diretta tra blueprint, gli event dispatcher, le interface e altre robe simili, tutti i termini che in questo momento magari non vi dicono nulla, ma se volete lavorare in Unreal Engine, soprattutto se volete imparare a utilizzare i blueprint, vi dovranno essere familiari. Infine ci sono due lezioni appunto di esercizi pratici che mettono in pratica quello che si è discusso durante tutto il corso. Sono esercizi molto semplici, volutamente semplici, che però lasciano allo spettatore il compito di approfondirli ed estenderli grazie a tutte le altre informazioni che avrà acquisito durante la visione del corso. Quindi questa è in linea di massima la struttura del corso. Ripeto che è un corso base, quindi gli utenti esperti potranno trovarlo utile a seconda, insomma, di qual è stato il loro excursus nella fase in cui hanno imparato Unreal. Magari hanno lasciato indietro qualche informazione e vorranno approfondirla, oppure sicuramente è più indicato a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa piattaforma di sviluppo. Se ci sono domande, Andrea,
giramele pure. Sì, allora riprendo un attimo la parola, giusto per rispondere a un paio di domande legate al corso che ho visto in chat. Allora, se, la domanda è se sono scaricabili i PDF una volta acquistato il corso. Sì, i PDF sono scaricabili, li troverete all'interno della lezione corrispondente come file scaricabile. E intanto vorrei fare i complimenti a Edoardo, per cui farei un bel hashtag Edoardo, perché se non sbaglio il tuo indirizzo email dovrebbe essere questo qua, sei altrimenti noto come NetKings, e sei il primo che ha acquistato il corso di Unreal Tournament, di Unreal Engine 4 in Italia, quindi un grande hashtag Edoardo, hashtag bravo Edoardo, come è nel nostro spirito, durante le revisioni anche di Italian Digital Academy. Io vi voglio far vedere, per farvi capire quanto stiamo lavorando, vi condivido un attimo questo mio schermo, perché, come giustamente notava Edoardo, alcuni capitoli sono ancora in fase di caricamento, perché Edoardo giustamente il corso l'ha preso, quindi lo sa. Allora, vi faccio vedere il mio desktop. Come vedete, sto scaricando in questo momento la prima parte del capitolo 4, ottimizzato, per cui ho anche fatto in modo che i video fossero leggeri da vedere. Ve lo faccio vedere a tutto schermo, forse, ecco qua. Per cui sto caricando i vari video, ok? Bravo Edoardo, passano su Dropbox. Infatti, proprio per evitare questo tipo di cose, vi comunico, no, che i video non sono scaricabili, ok? Quindi sono stati su una piattaforma come Wistia, che protegge appunto i video da questo tipo di comportamento. A che livello di complessità trovi più semplice importare le persone? Ok, quindi questa è un'altra domanda da mettere tra quelle legate al motore di gioco, per cui chi avesse domande sul corso può farle adesso in chat, è il momento. Avete sentito appunto di che cosa trattano gli argomenti, avete visto che stiamo costruendo tutto questo live praticamente, e lo stiamo facendo per voix, non so se si dice così in francese, ma nell'invento, ok? Quindi lo stiamo facendo apposta per voi. Io ripasso un attimo la palla a Luciano, va bene? E inizio a guardare le domande. Quindi proseguiamo con le domande. Quanto pesa un progetto di questo genere? Era la domanda. Domanda, diciamo, un po' larga. Cosa si intende per progetto di questo genere? Io penso intenda il videogioco che tu stai mostrando. Ah, riferito al videogame sempre. E quanto pesa? Resta comunque una domanda abbastanza vaga, cioè quanto pesa in termini di cosa? Iskander, vedo che mi pare che, no, non mi ricordo se era tua la domanda, per cui potete fare follow con la domanda, e io invece vado a quella successiva, che è come si comporta la telecamera quando si va dietro qualche pilastro. Ecco, quello è un bel problemino, diciamo, su cui stiamo lavorando. Una delle possibili soluzioni che abbiamo adottato, però ancora non ci convince al 100%, quindi ci stiamo ancora lavorando su, è di avere delle camere, una camera intelligente, tra virgolette, che evita la collisione con i muri e con gli altri oggetti, quindi si posiziona in determinati punti per agevolare il passaggio del player, del personaggio, da una stanza all'altra, o comunque quando si superano degli ostacoli e cose simili. Ok, quindi passiamo alla prossima. Acceleriamo un attimo, perché fra una decina di minuti dovremmo chiudere, in teoria magari vediamo un pochino di tirare più avanti, però vorrei stringere i tempi. Allora, ha un sistema interno per animazioni o vengono anch'esse importate da programmi esterni? Allora, Unreal Engine ha un sistema interno per gestire le animazioni che si chiama Persona, è un editor dedicato, e si possono fare cose anche molto complesse, però consiglierei comunque di importare delle clip di animazione dall'esterno
e mixarle, e anche con della logica è possibile farlo sempre tramite l'editor a nodi, anche dentro questo editor persona, che comunque si basa su Blueprint, e quindi si importano le clip dall'esterno e si creano delle animazioni più complesse e si applicano al personaggio, quindi in gioco si utilizzano queste animazioni. È possibile anche mixare animazioni con la fisica, quindi per esempio ragdoll, per chi sa cosa intendo, e roba simile. Ok, come mai le luci dinamiche? Penso avrete beccato tutto. Qui vi passo il grafico degli ambienti, vi risponde direttamente lui. Okay. Eccomi qua. Vabbè, in realtà non sono... Ci sono, è un mix di luci stazionarie e statiche, insomma. Comunque le luci stazionarie sono considerate come delle luci dinamiche, solo che hanno, non si possono muovere e hanno delle proprietà che non possono essere modificate. Quindi sono più leggere rispetto a quelle dinamiche. Ovviamente le abbiamo fatte usate perché... E con le statiche praticamente riempiamo le aree, diciamo, dell'ambiente un pochino, tipo quelle aree azzurre, facciamo un po' di fill lighting, insomma. E invece le stazionarie sono tutte quelle torce, quelle lampade che stanno sul soffitto. Comunque ci sono delle light, ma assolutamente. Però stazionaria per sua natura comunque genera una luce e delle ombre in tempo reale. Ok, quindi braccia e gambe come se piovessero. Come lo gestite lo smembramento? Lo smembramento viene gestito semplicemente istanziando gli arti mozzati dei nemici, che hanno comunque una skeletal mesh, quindi con delle ossa associate, e sono delle mini ragdoll, quindi delle ragdoll limitate agli arti, tutto qui, che vengono istanziate nel momento in cui il nemico viene colpito su un arto. Quindi viene nascosto l'arto originale, vengono compressi i vertici relativi a quell'osso che è stato colpito e viene stanziata una mini ragdoll con solo l'arto mozzato, che cadrà a terra e si comporterà in maniera più o meno realistica, anche se abbiamo notato dei comportamenti assurdi, tipo braccia e gambe che se ne vanno in giro per il livello di propria sponte. Fantastico. Allora, proviamo invece, la prossima domanda è: essendo a digiuno di programmazioni, quanto si riesce a sfruttare un motore come questo? Allora, molti dicono, ovviamente quelli di Unreal Engine stessi sono interessati nel dire che non serve alcuna, non serve saper programmare per sviluppare un videogame. Io non sono completamente d'accordo, nel senso che anche se si sta usando un sistema di scripting visuale come Blueprint, si sta comunque programmando, cioè alla fine i nodi Blueprint sono comunque dietro, cioè comunque codice C++, e quindi la logica e le cose che si fanno, il modo in cui si fanno, è comunque programmazione in qualche modo. Quindi vuoi o non vuoi, alla fine lo impari, il discorso della programmazione. Chi più, chi meno, chi meglio, chi peggio, però parliamo sempre di programmazione. Non è così complesso magari per qualcuno come dover scrivere delle righe di codice, quindi righe di testo insignificanti, per assurde per qualcuno su un foglio, però comunque parliamo di programmazione. Anzi, potrebbe essere, aggiungo quest'ultima cosa, un ottimo modo per imparare le basi, i fondamenti della programmazione. Potrebbe essere un modo per introdursi alla programmazione. Ok. A livello di complessità, trovi più semplice importare personaggi già riggati da programmi come Maya o solo la mesh e poi utilizzare i tools dell'engine? Non ho mai, e non credo si possa fare, di riggare direttamente all'interno di Unreal Engine. Ho visto di recente un tizio che sta creando un plugin per aggiungere queste funzionalità ad Unreal Engine, plugin molto interessante che secondo me ne sentiremo parlare spesso in futuro, però attualmente il workflow rimane quello classico, tra virgolette, cioè utilizzare un programma esterno per creare il proprio personaggio, modellarlo, riggarlo e skinnarlo ed esportarlo in Unreal Engine.
Ok, prossima domanda è: ha un suo sistema interno per le animazioni? O anche quelle vengono importate? Sì, sì, anche questo, diciamo, in parte abbiamo risposto prima. C'è un sistema di animazione molto complesso in Unreal Engine che permette di fare un bel po' di cose, però anche qui conviene creare le clip di animazione esternamente e importarle qui dentro. Ok, poi domanda probabilmente più rivolta al corso, nei suoi contenuti, quindi vedremo come impostare le luci e le collisioni? No, no, assolutamente no. Ok. Questo corso no, cioè sono tutti argomenti che meritano un corso o un mini corso separato, perché appunto sono argomenti vasti e in Unreal Engine lo diventano ancora di più perché è molto potente, le cose si possono fare in diversi modi e quindi bisogna approfondire questi argomenti uno per uno. Ok, poi a Luciano, quando avete iniziato a creare il vostro gioco? Allora, la fase di pre-produzione è iniziata circa un anno fa, quindi abbiamo cominciato a vedere quali erano gli strumenti da usare, quali erano le idee fondamentali del gioco, quindi sì, diciamo un anno fa. Ok, allora la prossima domanda è: in termini di intelligenza artificiale, avete usato i behavior tree di Unreal Engine o un sistema vostro custom? No, al momento abbiamo utilizzato il behavior tree di Unreal Engine, che è giusto un accenno, è un altro editor per gestire i behavior tree, cioè gli alberi del comportamento per le AI, quindi per i nemici, per l'intelligenza artificiale. Abbiamo però creato dei nodi nostri con C++ che poi andiamo ad utilizzare all'interno del behavior tree dell'editor. Ok. Bene, quindi le domande che io mi ero appuntato sono finite. Siamo in perfetto orario perché sono le 19:29. Se c'è qualche altro commento o qualche richiesta o qualche domanda o qualche suggerimento, qualche, non lo so, ditemi voi che cosa volete scrivere in chat. Io intanto riprendo un attimo la webcam in mano. Ok, quindi abbiamo visto questa sera in sostanza come è possibile lavorare anche attraverso un approccio indipendente a un videogioco, ok? E se contiamo che, diceva Luciano appunto, che hanno iniziato a lavorarci circa un anno fa, ci rendiamo conto che non è neanche poi così tanto tempo per il tipo di risultato che ci hanno mostrato questa sera. Insomma, è un videogioco che ha già un suo aspetto giocabile e anche graficamente ben realizzato. Quindi, ancora una volta, l'invito è: se vi interessa entrare nel mondo dello sviluppo dei videogame e acquisire un linguaggio che vi possa accomunare poi all'interno del panorama italiano a professionisti come Luciano, a designer come il sottoscritto, e imparare appunto di utilizzare questi strumenti per realizzare dei progetti insieme, che siano appunto indipendenti o per clienti, per esempio, questo è il momento giusto per passare all'azione, per acquistare questo corso, per iniziare a esercitarsi, perché appunto la curva di apprendimento richiede un po' di tempo, per cui è chiaro che se iniziate oggi ci vorrà qualche tempo per iniziare a masticare e a riuscire a portarsi avanti nel discorso appunto che stiamo facendo qui. La domanda: farete un corso avanzato? Magari Luciano può rispondere. E poi a Luciano, se non erro, avete ricevuto un aiuto da una casa produttrice o è solo una voce? Quindi qui c'è anche un come si dice, un gossip. Esatto. Dici, Luciano? Allora, faremo un corso avanzato. L'idea è quella di costruire proprio un percorso, quindi questo è il primo passo. Esatto. Ed era, secondo me, un passo necessario. Cioè, gli altri corsi saranno più specifici, saranno magari divisi per argomento, però, secondo me, questo corso è quello da cui si deve partire per poter utilizzare Unreal Engine. Riguardo l'altra domanda, non ti posso rispondere, altrimenti dovrei ucciderti dopo. Quindi, diciamo che... e a me piacerebbe sottolineare il discorso che ha fatto Luciano e che è un po' il discorso che stiamo facendo anche su Italian Digital Academy, nel senso che purtroppo tante volte io vedo degli artisti con molto potenziale ma che hanno delle gravissime carenze sui fondamentali. Per
per questo io per esempio ho realizzato il corso di anatomia, che a questo punto vi suggerisco anche quello di andarlo ad acquistare, perché se per esempio non vi sentite pronti per l'aspetto di programmazione e di sviluppo del videogioco, potete comunque iniziare a studiare l'anatomia umana, che sicuramente vi servirà e vi aiuterà nella vostra carriera artistica. Allora vi incollo qua il link e vi vado un attimo a condividere lo schermo, perché anche questo inizia ad esserci diciamo un panorama abbastanza variegato adesso a questo punto su Italian Digital Academy. Ok, quindi qui abbiamo il corso di anatomia, che comprende 36 ore di corso live, perché questo corso si è sviluppato live con gli studenti che si sono iscritti alla sua prima edizione. In questo corso impareremo il disegno dell'anatomia da tutti i punti di vista, faremo anche parte della scultura anatomica in 3D e ci sarà tutta una parte di revisione personalizzata / coaching, per cui metà di queste 36 ore è dedicato allo studio dell'anatomia e l'altra metà è dedicata alla revisione dei lavori di chi ha partecipato al corso. Qua sotto potete dare una sbirciata alle live di presentazione, che praticamente sono simili a quelle che abbiamo fatto adesso e riguardano però di più l'anatomia. Qua sotto abbiamo tutti i vari argomenti e vi farò vedere al volo un attimo la lezione per esempio sul busto, dove come potete vedere è strutturata in due sezioni, c'è la lezione e demo e la parte di revisione esercizi. E nella parte di lezione vediamo tutto il disegno, diciamo, della mappa, datemi, no? Dello scheletro, fatemi tirare giù il volume, e dei muscoli, va bene? Quindi in questa prima parte andiamo a studiare tutto questo aspetto e vediamo anche un accenno in ZBrush di come queste forme possono essere visualizzate e scolpite nelle tre dimensioni. E poi sotto vedete che c'è un'altra serie di revisioni, no? Dei lavori fatti dagli studenti che hanno seguito il corso, e quindi quello che sopra è stato spiegato, sotto lo vediamo anche applicato da persone che stanno facendo il vostro stesso tipo di percorso, e quindi potete vedere quelli che sono, diciamo, gli errori comuni che accomunano appunto gran parte degli studenti che si approcciano a questo tipo di discorso. Stessa cosa, ok, stesso discorso lo possiamo fare appunto per esempio, il corso di ZBrush con Aurelio o il corso di Unreal Engine con Luciano, che ci spiega appunto le basi, ok, quindi proprio l'ABC, le cose fondamentali da sapere per poter iniziare ad utilizzare in maniera consapevole questo software, quindi non smanettare un po' con i blueprint e poi non saper più dove andare a sbattere la testa, ma per avere una consapevolezza che ci può portare appunto sulla strada di essere dei sviluppatori di videogiochi a livello professionale o comunque anche se indipendente, che produciamo dei risultati di qualità professionale, okay? Quindi queste sono le due azioni che vi consiglio di intraprendere questa sera per proseguire nel vostro percorso di sviluppo a livello di artisti digitali, a livello di designer, concept designer, come vogliamo definirci, non è importante perché le definizioni a me non piacciono, però è un modo, diciamo, sempre per muoversi avanti e non rimanere lì a continuare a fare lavoretti invece che prendere una decisione ben precisa e proseguire su una strada che è fondamentalmente quella di investire nel nostro futuro. Va bene? Allora io vi invito ancora una volta ad andare su Italian Digital Academy ad acquistare questi corsi. Una volta che li avete acquistati sarete in contatto appunto con me, con Luciano, insomma, per poter portare avanti il vostro discorso di formazione. E io ringrazio ancora Luciano. Va bene? Grazie a voi. Gli faccio i miei complimenti appunto per il sto cercando la finestra che non trovo più, ok? Gli faccio i miei complimenti per il corso che è riuscito a realizzare. Vi invito a iscrivervi.
vi invito a lasciare i vostri feedback. Voglio fare ancora i complimenti a chi questa sera si è iscritto al corso di Unreal Engine e potrà iniziare già da domani a sviluppare il suo primo gioco. Se vi è piaciuto questo webinar, condividete il link, ancora per un po' sarà possibile vederlo, ok? Se non avete acquistato questa sera, valutate nei prossimi giorni. Io adesso metterò nell'interno della pagina del corso anche questa live in modo che possiate rivederla. Siete tentati, volete prendervi un attimo per pensarci, fatelo pure, però il concetto è che poi se seguite, no, questa serie di lezioni, questo percorso, e vi assicuro che il corso che ha fatto Luciano è assolutamente in linea con la qualità e diciamo la completezza che mi piace portare avanti sul sito Italian Digital Academy, potrete, no, nel tempo iniziare a costruire anche voi i vostri asset, e perché no, potremmo anche trovarci a sviluppare insieme un videogioco un domani per un cliente, per una casa indipendente o per quello che ci va di fare. Bene, con questa io chiudo, grazie ancora a Luciano, ti passo un attimo la parola se vuoi fare un saluto finale, una raccomandazione, un'ultima call to action per convincere anche i più scettici ad acquistare questo corso, ti passo la palla, dopodiché concludiamo con un saluto finale. Grazie Andrea, grazie a tutti per aver seguito la live, se vi interessa avvicinarvi ad Unreal Engine vi consiglio di seguire questo corso, poi siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda e dubbio possa esserci. Date un'occhiata anche al sito e ai social del nostro videogame che stiamo sviluppando, e non dimenticatevi di supportare i giochi indipendenti perché sono il futuro. Ottimo. Bene, con questa call to action andiamo a chiudere. Allora io metterò ovviamente all'interno della pagina del corso che vi ho condiviso metterò anche i contatti di Luciano e le pagine del gioco. Non dimenticatevi che all'interno dei vari capitoli del corso c'è sempre una sezione dedicata ai commenti, va bene? Quindi una volta che voi avete una domanda, un dubbio, qualcosa che non riuscite a risolvere, postatela lì nei commenti e noi faremo di tutto per poter, nel corso di queste live, tirare fuori, portare avanti tutte quelle richieste che sono emerse durante la vostra esperienza del corso. Quindi vi saluto tutti, vi ringrazio per essere stati qui anche questa sera su questa live, mi fa molto piacere che ci siano sempre più persone che sono attive, proattive nel portare avanti questo progetto. Acquistate il corso, fate questo investimento, perché qui si tratta di realizzare quello che penso sia un po' il sogno di tutte le persone che partecipano a questo tipo di live, cioè quello di realizzare il proprio videogioco un giorno, partecipare nella realizzazione del videogioco dei propri sogni, esprimere quello che abbiamo dentro a livello artistico e metterlo nelle tre dimensioni in una realtà virtuale che possa durare di qui per l'eternità, perché come ben sappiamo i giochi sono immortali, ok? Quindi è un modo anche per lasciare un'eredità al nostro futuro. E allora con questa conclusione così un po' filosofico delirante, io vi saluto ancora, vi ringrazio di essere stati qua, un bel hashtag grazie e un bel hashtag buona serata per tutti quanti, noi ci vediamo alla prossima live dove probabilmente ci sarò io, dove probabilmente ci sarà anche Luciano, mi raccomando acquistate anche il corso di anatomia, perché il prossimo giovedì, e questo è un appello che faccio anche agli studenti che hanno già partecipato al corso, faremo una revisione extra, ok? Quindi pubblicate i vostri lavori, che vedremo un po' che cosa avete fatto e come siete migliorati nel corso di questi giorni. Io vi saluto ancora, grazie a tutti, buona serata. Ciao Luciano, grazie di essere stato con noi. Ciao Samuele, che è qua a fianco, che non avete visto, ma c'è anche lui. Vieni a fare un ultimo saluto, noi adesso andiamo a mangiarci. Ciao a tutti. Un mega sushi sui Navigli, va bene? Date un bel hashtag sushi se anche a voi piace il sushi. Ci andiamo a sparare questo sushi per festeggiare. E basta, non mi viene più niente da dire, per cui vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao. Adesso, come sempre, c'è questo awkward moment in cui devo recuperare la finestrella e fare interrompi trasmissione. Ciao a tutti.